Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika e oggi nuovo video, diciamo beauty in generale perché parliamo dei preferiti e bocciati, se non dell'intero anno, anche anni precedenti, perché non ve li ho fatti mai vedere, quindi mi va di farvi sapere la mia opinione, magari così potete risparmiare anche qualche soldino. In realtà non so se sarà un video più preferiti e bocciati, ma anche prodotti che mi sono pentita di acquistare. Vi faccio vedere un attimo una panoramica generale, ovvero questa scatola è piena con di prodotti e in più ce ne sono altri attorno a me, quindi voglio essere breve e concisa per ogni prodotto e dire il perché mi piace o il perché non mi piace, perché lo boccio, perché è il mio preferito e magari perché l'ho finito. Detto questo, prima di iniziare lasciare il video, però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. Mi trovate anche su Instagram come Red Eric. Iniziamo. Ovviamente dei prodotti che riesco a trovarvi qui su internet, ve li metto giù in descrizione i link, così se vi va potete acquistarli. Io spero di non essermi dimenticata nulla, ma nel caso, anzi sicuramente mi sarò dimenticata qualcosa, ma nel caso fatemi sapere nei commenti se volete un altro video aggiornamento dei miei prodotti preferiti di una sola tipologia, perché in questo video appunto parleremo sia di capelli, sia di skincare, sia di makeup, non so, body care, anche, quindi qualsiasi argomento per quanto riguarda il beauty in generale. Non faremo categoria per categoria perché vado letteralmente a pescare dalla scatola il primo prodotto che che tiro fuori, ecco, ve ne parlo e vi dico se mi piace o meno. Iniziamo da questa, che è praticamente un'acqua micellare dei Provenzali. Ho acquistato, a dir la verità, prima di questa, che è la rosa moschueta, questa all'olio d'argan, e me ne ero innamorata. Ho detto chissà se questa col tappo rosa è meglio. In realtà no, l'ho finita perché comunque quando acquisto un prodotto tendo a finirlo, anche se non mi piace, ma cerco di farlo funzionare. Invece questa acqua micellare è spettacolare anche per i prodotti waterproof, quindi anche se solo una semplice acqua micellare biologica, tra l'altro è idratante perché ha anche acido ialuronico e vi strucca anche la parte waterproof perché ha l'olio d'argan all'interno, quindi spettacolare. Questa è la seconda che inizio, anzi diciamo la seconda e mezza, quindi praticamente vi ho parlato di due prodotti, uno bocciato e l'altro preferito. Passiamo a due bagnoschiuma, questo che è di Westlab, lo Smoothing Bath and Shower Gel con sale, diciamo sale marino. Invece quest'altro Dove Dolce Nutrimento, anche questo l'olio d'argan, mi sono piaciuti entrambi. Questo un po' più per la stagione estiva, invece questo qui anche per stagione autunnale, prima averile e invernale, entrambi promossi e ovviamente terminati. Passiamo a dei mascara, magari cerco di farvi vedere tutti quanti insieme. Sono questi quattro: abbiamo lo Sky High di Maybelline, The False is Surreal, sempre di Maybelline, questo di Astra che è il Subliminal Volume Mascara 2.0, e poi questo di Higher di Essence, I Love Extreme Crazy Volume, tutti e quattro bocciati. Ora vi dico il motivo. Sky High perché non si strucca neanche con quello, l'acqua micellare che vi ho fatto vedere, ma ad esempio neanche con l'olio struccante di Yepoda, cioè per dirvi che sulle mie ciglia è assolutamente un bocciato. Quest'altro invece sempre di Maybelline, The False is Surreal, non dà nessun volume né niente, l'ho usato pochissimo quindi credo lo regalerò a mia sorella o cose del genere. Questo di Essence sembra non mettere nulla sopra le ciglia. L'avevo acquistato anche quando ero più piccolina e già non mi faceva impazzire allora. Poi tutti quindi ne parlavano bene, ho detto proviamolo ed è un bocciato perché non dà volume, non le allunga, non le curva, non le fa nere, sembra che non mettete niente sulle ciglia. Ultimo, stesso motivo di questo di Essence, questo di Astra. Non mi fa niente sulle ciglia, ripeto, non dà volume, non le allunga, non le incurva, non le separa. Non fa letteralmente niente. Poi ovviamente dipende da ciglia a ciglia perché non tutte le ciglia sono uguali, ma io che le ho già lunghe e curve di mio le voglio solo separate e volumizzate. Fine. In realtà ce le ho anche belle voluminose di mio, cioè come potete vedere. Parliamo sempre di shampoo e sono questi due, sono diversi, sono di Fito, il brand, ma sono due shampoo differenti. Ricordo che li ho usati tempo fa quando avevo una perte esagerata di capelli e questo trattamento insomma mi ha aiutato ed sono entrambi
entrambi finiti, li ho terminati e facevo uno e uno, se non sbaglio, un lavaggio, vi parlo di un paio di anni fa, comunque sono buonissimi e li approvo. Andiamo avanti con skincare, crema di Imim. Io ho tutta praticamente la linea, ma questa crema che praticamente è quasi terminata è una crema viso super idratante, mi piace tantissimo ed è il primo prodotto che ho provato della linea. Gli altri pure stanno terminando assolutamente, ma questo è quello, diciamo, il rappresentativo di tutta la linea perché adoro tutto. Si trova su Amazon, lo trovate anche nella mia lista Amazon e vi lascio il link ovviamente in descrizione per la vetrina Amazon, perché i prodotti che ho preso su Amazon li trovate sulla vetrina. Con un altro mascara, che questo è il Maxi Mod di Kiko, credo che ora abbiano cambiato il pack esterno, ma è bellissimo. Io preferisco mascara con... questo è terminato ed è il mio è uno dei miei preferiti. Preferisco mascara con questi scovolini super piccoli e in silicone, in elastomero, perché trovo che sulle mie ciglia funzionano molto molto meglio rispetto agli scovolini grandi o in setole. Mi trovo molto molto meglio e questo è il Maxi Mod di Kiko, è spettacolare. Da volume alle ciglia e le separa anche per i dentini piccolini che ha. E poi, avendo uno scovolino così piccolino, è perfetto anche per le ciglia inferiori, anche se io non vado mai a mettere il mascara sulle ciglia inferiori. Prodotto make-up bocciato, in realtà questo è il contour, il bronzer anche, anzi, ma c'è anche il blush della stessa linea e il pot Putty Bronzer, come anche il Putty Blush di Elf. Lo boccio perché boccio anche l'altro, il blush, perché è sempre nello stesso pot. Quando l'ho andata a prelevare con il pennello, va a depositarsi tutta quanta la sporcizia all'interno, non perché i pennelli sono sporchi, ma perché secondo me è proprio la formula. Poi si indurisce, non colora niente, è praticamente duro come una pietra, anche se ora fa ancora caldo, cioè è difficile utilizzarlo d'estate, figuriamoci d'inverno, anche se la colorazione era bellissima per il contour, ma non funziona molto bene. Lo stesso per il blush, li trovo non vanno a fondersi bene con la pelle. Passiamo ora ai denti, parlo di questo dentifricio di Sensodyne, sarà tipo il quarto che finisco. Io ho i denti sensibili, da quando ho iniziato a provare questa tipologia di dentifricio, il Sensodyne, i miei denti sono molto molto migliorati e ho praticamente provato tutte quante le linee, ma devo dire che questa qui, Complex Daily Care, mi piace tantissimo. Ora sto provando anche altre linee, ma comunque tutta la linea Sensodyne è approvata, soprattutto se avete i denti sensibili. Altro prodotto skincare, questo è il Bio Phyto Relax Hydro Avena, praticamente una mousse detergente, anzi era perché è terminata. Io che ho la pelle tendenzialmente secca, è spettacolare. Esatto, questa qui è per pelli secche e sensibili. Per viso e occhi, non vi brucia neanche gli occhi, quindi la potete usare su tutto il viso tranquillamente. È buonissima, io l'ho adorata e la voglio assolutamente ricomprare. Stessa linea dei due shampoo di prima per la perdita di capelli, eccetera. Sono questi integratori Phyto, 180 capsule per 3 mesi. Questa è solo una rappresentanza, anche questa è solo una rappresentanza, e anche questa è solo una rappresentanza. Ho praticamente, anzi, uso praticamente una scatola intera, cioè due da 90 pillole, capsule, in autunno e a primavera, ovvero i cambi di stagione più evidenti perché ho una perdita di capelli maggiore, come credo tutti quanti. Sono integratori e servono per capelli e unghie, per rinforzarli, anche farli crescere velocemente. Già i miei capelli crescono velocemente di suo, ma trovo che con questi fanno crescere anche i baby hair che magari vi erano caduti o comunque per lo stress. Mi trovo benissimo con queste pillole, queste capsule, questi integratori e niente. Torniamo al make-up, vi parlo di questo illuminante Smashbox Aloe. Allora, è già bocciato da quando mi è arrivato perché mi è arrivato frantumato, così. C'è la parte in polvere e la parte in crema. È praticamente solo brillantini. A me non piacciono gli illuminanti con i brillantini. Deve essere solo luminosità data dal fatto che la luce colpisce il vostro zigomo, comunque dove avete messo l'illuminante. Ecco, se è solo brillantini e non mi piace assolutamente. Qui non è neanche così tanto luminoso. Parliamo ora di prodotti labbra. Iniziamo da questo olio di Clarins, colorazione 01, l'ho quasi
quasi terminato, è buonissimo, mi idrata le labbra, lo indosso prima di andare a dormire quando le labbra screpolate so che mi farà sicuramente qualcosa e mi piace tantissimo. Secondo prodotto di Essence che ormai ha perso sì, la stampa esterna, non vi so dire come si chiama sinceramente perché appunto si è cancellata, la colorazione 01 Baby Rose è praticamente quasi terminato e questo è un altro mio preferito. Allora, l'odore è orrendo, col passare del tempo si va a accumulare il prodotto attorno al tappo, infatti ora tutto quanto pieno di prodotto, infatti lo tiro fuori perché così lo termino e basta. Ha un odore sgradevole, orrendo, ma vi idrata le labbra, ma proprio all'istante, cioè io lo emetto prima del make-up, finisco il make-up, nel frattempo si è leggermente assorbito, tolgo l'eccesso e le mie pellicine sulle labbra non ci sono più. Io poi ho le labbra super secche. Altro prodotto che è questo qui di She Glam, è praticamente un gloss plumping volumizzante, orrendo, orrendo non tanto per il prodotto in sé, perché comunque si sì, le volumizza, ma a me non mi serve questo effetto, cioè no, non lo cerco. Infatti non so perché l'abbia acquistato per volumizzare le labbra, perché tanto non li uso. Orrendo perché anche questo, tutta la parte esterna, cioè quasi mai aperto, ho usato 2 o 3 volte e ha tutto il gloss attorno, cioè voi ora non lo potete vedere, ma è impregnato di gloss e non, cioè, da dove esce se poi è chiuso per bene? Non lo so. Andiamo avanti con due maschere capelli. Questa è di Biopoint, invece questa qui di L'Oreal, L'Oreal e il Viv. Allora, vi parlo un attimo prima di questa perché ho praticamente tutta quanta la linea tranne il balsamo, perché io i balsami non li uso per i capelli, uso shampoo e maschera. E poi ho anche di questo lo spray per ravvivare, insomma, per idratare i capelli dopo ed è buonissimo anche quello. Allora, sono entrambe quasi finite, quindi le dovrei buttare. Questa di L'Oreal l'ho praticamente divorata, ce l'ho da pochissimo. È arrivata già qui, mi piace un sacco. A parte che ha un odore buonissimo, ma mi sento proprio i capelli idratati. Sia se li voglio fare lisci che li voglio fare ricci, uso questa maschera quando voglio i capelli ben idratati. Invece, questa di Biopoint con 5 azioni, riparazione, bellezza, eccetera, la uso quando mi voglio fare i capelli ricci. È letteralmente terminata. E anche se non è una maschera per capelli ricci, ma cioè, mi piace proprio l'effetto anche che dà. In realtà questa non so se si trova ancora in commercio, perché ce l'abbiamo assolutamente da tantissimi anni, già l'altra casa, quindi più di 5 anni fa sicuro. Più di 3 anni fa sicuro, perché da quando ci siamo trasferiti, ma dico più di 5 anni perché me lo ricordo quando ero un bel po' più piccolina. Continuiamo con gli shampoo Sunsilk, zero siliconi, ricarica naturale, al cocco e aloe vera. Lo uso quando voglio i capelli lisci, è quasi terminato, cioè praticamente sta qui. Mi piace come rende i capelli non appesantiti dopo, bell'effetto, niente da dire. E poi altro shampoo, questo qui, questa è la versione diciamo formato famiglia Pantene per capelli ricci. Allora, questo qui si sì, ha siliconi eccetera eccetera, però devo dire che mi piace. Lo shampoo terminato, quello nella versione diciamo così piccolina, e ho preso questa grande che sta già a più di metà. Io poi alterno, non uso sempre solo uno shampoo, cioè non so se si è capito. Ho ancora una marea di prodotti da farvi vedere, quindi speriamo di andare veloce. Questi due oli per il corpo, questo è terminato, questo è quasi terminato, sono all'orchidea con estratto di mirtillo rigenerante per pelle normale e secca. Lo uso dopo la doccia, è spettacolare, mi idrata la pelle, più un olio secco, nel senso che non, quando ti siedi non ungi tutto letteralmente, oppure quando ti metti i vestiti si assorbe velocemente e ti idrata la pelle a lungo. Altro prodotto capelli che ho praticamente finito, questa lacca Technique è il brand credo, Getting Up 3, piccolina, portatile, aveva getto continuo, ora è terminata, quindi addio, la portavo in giro quando tipo viaggiavo, me la mettevo in borsa. Nel frattempo ecco qui la confezione di acqua micellare terminata, di quelle di prima, e se non fosse per qualche prodotto skincare, qui è tutto quanto make up. Cerco di finire prima prodotti skincare e poi passiamo al make up. Crema Hyaluronic XT Paris è il brand. Questa è una crema, o anche il siero, costa un sacco, cioè ho visto su Amazon assai, l'aveva presa mia madre.
ma l'ho terminata ed è spettacolare, cioè l'ho letteralmente divorata. Sto finendo anche il siero in combo, questo e il siero erano bellissimi, consiglio assolutamente. Faceva rinascere la pelle, la mettevo di sera prima di andare a dormire, il giorno dopo avevo la pelle rinata. Iepoda tonico, mi piace tantissimo sia il getto, sia come lo vaporizza, si assorbe velocemente ed ha l'acido ialuronico, quindi è bellissimo. E in realtà questo, oltre che come tonico, si può utilizzare anche per rinfrescare il make-up dopo, quindi è spettacolare ed è quasi finito. Ah, di Iepoda c'era anche la mousse, tipo quella che vi ho fatto vedere prima, ma la mousse quella rossa. Purtroppo la adoravo, ma mi è caduto il giorno del mio compleanno, si è rotta, frantumata, ma era assolutamente uno dei miei preferiti e a questo punto l'avrei già finita. Prodotto che possiamo dire, parlare di skincare, body care, di Neutromed, non è un deodorante, ma più o meno, roll. Io ho una sudorazione non eccessiva, ma comunque più del normale d'estate e questo qui praticamente non mi fa sudare, è spettacolare, cioè non gli davo un euro, ma l'ho pagato letteralmente un euro e mi piace tantissimo. Zero alcol, azione anti-irritazione e lo potete utilizzare anche dopo esservi depilati. La crema Hanora l'ho terminata di Biotech, mi piaceva molto anche come pre make-up, proprio la consistenza della crema mi piaceva tanto. Poi di 12 mesi, non so se è ancora reperibile da qualche parte. Burro cacao di Leo Crema che è terminato. Io non sopporto i burro cacao, ma questo lip balm all'acido ialuronico mi piaceva tantissimo perché i lip balm, avendo le labbra secche, sono troppo spessi per le mie labbra e poi mi creano quella pappetta bianca orrenda con il passare delle ore e poi me le secca ancora di più, bruttissimo. Invece questo lip balm di Leo Crema no, e mi piaceva tanto. Ultimo prodotto skincare, almeno credo, cioè in realtà body care, questa crema di Carolina Herrera, questo è lo scatolo, è vuota, un odore buonissimo. Io avevo pure il profumo, aveva lo stesso identico profumo del profumo, il tacco quello originale, diciamo il primo uscito. Crema corpo dopo la doccia, questo qui me lo mettevo più sul décolleté, sulle braccia, invece l'olio che vi dicevo prima sulle gambe, buonissima, assolutamente approvata. E poi una volta applicata questa e poi vi spruzzate il profumo, il vostro profumo si sentiva da qui fino a 100 km. Ok, credo che ora sia rimasto solo make-up. Primer di Mulac, questo è terminato il mio preferito di primer, ora sto terminando anche il secondo. Prima non usavo i primer, ma è stata una svolta, perché a differenza dell'applicare il correttore sulla palpebra, io ho una palpebra grassa. Se avete una palpebra grassa, questo va per voi. È leggermente pigmentato, quindi va ad uniformare anche la palpebra. Se non volete applicare ombretti né niente, anche essere struccate, ma volete la palpebra non far vedere, ecco, i capillari che avete, questo è perfetto. Poi lo potete utilizzare sia senza ombretto, sia con gli ombretti, fa scivolare bene gli ombretti, nel senso sfumarli per bene, mi piace tantissimo e fa durare il make-up tanto e non mi fa fare le pieghette assolutamente perché è opaco, semi-opaco. Procediamo con questi prodotti che forse mi sono pentita di acquistare, fanno parte di quella categoria e praticamente parlo dei Beyond Jelly di Nabla. Non tanto per la colorazione notturna, perché comunque non si trova da nessuna parte, ma una volta acquistati quando sono usciti, li ho utilizzati i primi giorni, poi addio, perché trovo che abbiano forse una formula un po' troppo spessa. Il colore di questo è bellissimo, offre soprattutto dei look particolari, il pack è spettacolare, ma non lo so se li avrei riacquistati. Cioè, se le riacquisterei, anzi, sicuramente no. Sono validi, sì, ma non sono il prodotto che cerco io perché voglio qualcosa che proprio non si sente sulle labbra. Invece, questi qui si sentono. Diciamo, sono bocciati per me. Correttore, che è questo di Essence, ne ho sentito parlare bene da alcune ragazze. L'ho provato su di me, orrendo. Poi ho scoperto che queste ragazze avevano la pelle grassa. E infatti, questo correttore è molto denso sulla mia pelle, che è tendenzialmente secca, soprattutto il contorno occhi. Si va a fissare e non si riesce a sfumare, bruttissimo. È bello pure l'applicatore perché gli facilita l'applicazione, eccetera, eccetera. Ma è assolutamente un bocciato. Non ve lo consiglio, soprattutto se avete pelle secca perché è molto denso, coprente. Sì, se mettete solo il correttore, questo non fa per voi perché si vede lo stacco dove avete messo il correttore, dove non avete il fondotinta né nient'altro. Si vede che avete un prodotto al di sopra, quindi assolutamente bocciato. Continuiamo a parlare di mascara Telescopic Lift di L'Oreal. Aspetta.
assolutamente spettacolare. L'ho quasi terminato. Il mio mascara preferito insieme a un altro di Nabla, il Vicious, perché lo scovolino, come vi dicevo, è piccolino, non troppo grosso. Le setole, in base anche allo scovolino, perché lo dovete applicare la prima applicazione da questa parte, la seconda applicazione girando lo scovolino di 90 gradi, e vi rende le ciglia voluminose, lunghe. Sulle mie ciglia si strucca bene anche, quindi per questo lo adoro, cioè super nero, mi piace tantissimo e ve le allunga anche leggermente. Anche quello lo potete trovare su Amazon. Andiamo avanti con prodotti bocciati di Nabla. Boccio questo bronzer colorazione ambra, lo skin bronzing. Io ce l'ho da qualche anno, però l'ho bocciato anche praticamente, se vedete i miei primi video di make-up del 2020, tipo settembre-ottobre 2020, questo qui era già un bocciato perché non scriveva. Io che sono chiarissima, questa è la prima colorazione, sono super super chiara, prendo tutto la colorazione numero 1 perché altrimenti è troppo scuro. Si fa la crosta, come potete vedere, non si sfuma, non mi piace assolutamente. Ho provato a farlo rifunzionare, ma no. Poi è troppo arancio su di me e la mia pelle tende a far uscire l'arancione in tutti i prodotti, quindi trovare i prodotti per il contour o bronzer che non siano troppo aranciati è difficile. Questo è uno dei bocciati, quindi no. Le sopracciglia con She Glam, ben due prodotti. Prima avevo questo qui, l'Eyebrow Shaping Wax, praticamente è la cera che dovete bagnare il pennellino con l'acqua oppure setting spray e poi con l'applicatore andate a mettere sulle sopracciglia, e quest'altro gel di She Glam, che doveva essere anche il dupe di quello di Anastasia Beverly Hills, ma assolutamente entrambi bocciati perché è bello. Perché è così? Cioè, si è persino asciugato. Vabbè, ce l'ho da 2-3 mesi questo, già si è asciugato, quindi bocciato a prescindere. Però comunque l'effetto, anche appena acquistato, vi tirano sulle sopracciglia. Poi le mie non sono sopracciglia che fanno fatica a stare su, cioè una volta sistemate più o meno stanno lì. Questi prodotti anzi le facevano abbassare, cioè fare abbassare le mie sopracciglia, non immagino a chi ha sopracciglia spesse fa difficoltà appunto a farle tenere su. Quindi questi qui i super bocciati. Andiamo avanti con un prodotto sopracciglia però preferito, è assolutamente finito, la Brow Glue di NYX. Questo è uno dei prodotti, in 2 secondi su mi restano lì tutta la giornata, e poi se volete un effetto proprio laminazione appena fatta, con questa parte qui ho già fatto anche un tutorial YouTube Shorts che vi lascio qui, magari potete vedere l'applicazione. C'è da anche una cosa naturale tipo questa, ma anche super laminata andando a pressare con la parte del tubetto qui posteriore, praticamente vi fa le ciglia laminate ed è spettacolare. Assolutamente voglio prenderne altre perché per ora è la mia preferita. Altro prodotto sopracciglia che mi è piaciuto tanto, ma non vi so dire sinceramente dove potete acquistare perché era di mia madre. Face Complex gel fissante, non aveva un effetto tipo la brow glue, ma comunque mi faceva rimanere su tranquillamente. Come anche ora non ho più il pack, il gel per le sopracciglia che esce dal calendario dell'avvento di Revolution. Quelle a me le faceva tenere su assolutamente, dicono bruttissimo altri che hanno scartato il calendario dell'avvento, ma sinceramente su di me andava benissimo e lo facevo funzionare assolutamente in modo perfetto. Procediamo con un prodotto preferito per quanto riguarda il contorno occhi. Questo in realtà è discusso. Il correttore Smashbox Loves Becca. Questa è la colorazione ovviamente più chiara. È praticamente terminato, l'ho divorato, applicato sotto qualsiasi correttore proprio per andare a creare uno strato appunto per correggere l'occhiaia e poi andare ad applicare al di sopra uno strato super sottile di un altro correttore per illuminare e avere la colorazione giusta sul contorno occhi. Altro prodotto per le sopracciglia super bocciato, questo di NYX non fa letteralmente niente, è il Control Freak. No, a me appunto, come dicevo prima, restano lì come sono, in realtà no, cioè queste qua me le fa abbassare e poi lo scovolino è enorme per delle sopracciglia, quindi bocciatissimo. Prodotto che utilizzavo, avevo preso più come primer, questo Sweet Love Liquid di Clio Makeup, colorazione meringa. Ho pensato potesse essere un ottimo primer per gli occhi, proprio
è un ombretto liquido che si asciuga e dovrebbe essere super levigante, matte, ma a me evidenzia tutte quante le pieghette e come primer assolutamente bocciato, cioè non so, cioè questo qui super 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 bocciato. Altri prodotti di Clio Makeup io li adoro. Parliamo ancora di correttori e andiamo con questo di Maybelline. Questa è la colorazione virale più rosata, la 05, ma io tempo fa nel 2018 avevo anche la colorazione quella normale. Già allora non è che mi faceva tanto impazzire, tutti quanti wow bellissimo, no, non va a coprire le occhiaie, rimane in modo superficiale alla pelle, quindi bocciatissimo. Infatti cioè, l'ho utilizzato solo per i trend, ricreare dei video, farvelo vedere qui su YouTube, via la corrente, torniamo fra poco. Non ricordo dove eravamo rimasti, ma credo di star parlando di questo correttore bocciato in poche parole. Un fondotinta, parlo di questo di Mesauda, il The Skin. In breve, io i fondotinta non li ho mai usati nella mia vita. Questo qui l'ho preso un paio di anni fa, lo trovate proprio nei Vlogmas, perché dicevano appunto il The Skin è un tipo una BB cream, no? Assolutamente non è vero, si vede sulla pelle, le colorazioni sono strane, questa è la C05, sì, le colorazioni sono strane, si vede che avete un prodotto sulla pelle, ultimamente sto utilizzando più i fondotinta, ma sempre comunque leggeri, tipo di cream e cose del genere, ma questa assolutamente è super super lontana, cioè questa a confronto è un fondotinta full coverage e a me non piace che si vede sulla pelle assolutamente. Poi va a segnare anche le rughette, quindi orrendo. Continuiamo con prodotti sopracciglia da bocciare. Tadan, queste tre penne. Allora, abbiamo la prima di Catrice, la Brow Definer. L'apro un po' a distanza perché, a parte che è verde grigiastra, non c'è la colorazione per le mie sopracciglia, la colorazione più simile alla blonde, ma guardate quanto è verde grigia. Perde un sacco, è in setole, sì, ma perde un sacco di prodotto e vi fa le sopracciglia orrende, non naturali, la cosa più lontana del naturale che esista. Qui abbiamo questo di Essence, il The Brow Pen, che ha tre dentini in feltro, scarico praticamente già dalla seconda passata, anche se l'ho tenuto a testa in giù. Ultimo bocciato, ma a malincuore, perché tutti quanti ne parlano bene, preferito di tantissimi, questo di NYX, Lift and Snatch. Questa è la colorazione per le mie sopracciglia, ovvero Auburn. Devo dire che perde un sacco di prodotto anche questa penna. Le setole sono veramente veramente piccolissime. Mi piace il tratto che dà, che è super leggero, magari è da riprovare. Forse l'ho tenuto troppo a testa in giù e perdeva un sacco di prodotto e mi ha sporcato tutto quanto il pack. Non so se è questo quello fallato o meno, però a me piacciono le sopracciglia naturali e questo qui sì, le disegna molto bene, ma per il mio gusto le sopracciglia con una penna del genere si vede che sono disegnate, cioè preferisco una matita assolutamente. Infatti andiamo avanti con una matita. Allora, partendo dal presupposto che io faccio difficoltà a trovare prodotti per le sopracciglia, per questo uso solo gel trasparenti, ma perché mi piace anche l'effetto del naturale, ma ho trovato questa matita di Revolution Pro con lo scovolino da questa parte per pettinarle, che è super piccolino, e poi la micromina da questa parte. Questa è la colorazione finita, la colorazione blonde che sto utilizzando ora, cioè l'ho oggi indosso e ho quella nuova appunto utilizzato. Invece questa è terminata, ma avevo anche l'Auburn. L'Auburn è perfetta per le mie sopracciglia, assolutamente spettacolare, cioè faccio difficoltà a trovare le colorazioni, ma Revolution Pro ce l'ha, come anche quelle di Kylie. Kylie le ha e anche NYX, però NYX costano di più, preferisco queste qui di Revolution Pro rispetto a quelle di NYX. Però anche ad esempio quella di Kylie Cosmetics, bellissima, sia come colorazione, sia come mina, come tratto, come durata, super super approvate. Parliamo sempre di NYX, sì, andiamo avanti con queste che sono le Shine Loud. Allora, io le ho prese perché ne ho prese due insieme, perché pensavo di fare con questo il contorno labbra più marroncino, ma in realtà è mattone, letteralmente, e questo qua all'interno. Non so, fanno un effetto strano sulle mie labbra. Non mi piace, forse le devo riprovare perché non le provo da un bel po' di tempo. Posso darle una seconda possibilità? Assolutamente sì. Due volte le ho provate, le due volte non mi sono piaciute, quindi magari devo provare con questa tinta che forse è migliore rispetto a questa su di me. La devo provare con una matita più scura e questa al centro delle labbra.
vediamo. Gloss di Revolution Sheer Brilliant, che è questo gloss. La colorazione è bellissima, ma già dalla prima applicazione, dalla prima stesura, si divide, vi evidenzia tutte quante le rughette. È luminoso sì, ma vi fa praticamente effetto vecchio le labbra, quindi bocciato. Torniamo a Maybelline. Questo è il Vinyl Ink. Allora, l'ho provato tante volte, l'abbiamo provato su TikTok, qui su YouTube Shorts, nei video normali per provare le novità, bocciato. La colorazione era bellissima, forse, non lo so, l'ho steso pure solo una volta e non tante volte, l'ho fatto asciugare anche tanto tempo, ma sì, mi si stampa, non trovo questo effetto luminoso, come dice la pubblicità, e poi quando fai così si stampa tutto quanto sul dito. Non appena applicato, ma comunque aspettavo anche una mezz'oretta, ma comunque si stampava. E ci sono appunto i video come riferimento per vedere l'effetto. Prodotto bocciato di Nabla, il Freckle Maker. Allora, io le lentiggini miei naturali credo che si possa anche vedere, o comunque negli altri video si vedono quando sono anche più struccata. Non mi piace perché, allora, a parte che lo scovolino fa fare letteralmente puntini enormi in viso. Io le lentiggini naturali, quindi capisco quando le lentiggini sono false e quando magari sono naturali, o comunque possono sembrare naturali perché le ho il metodo di paragone. Devo dire che il colore non mi piace perché le mie lentiggini non sono di questo colore, non sono a pallini, letteralmente a pois, sono troppo grandi. Le lentiggini dovrebbero essere irregolari, ma non è neanche tanto questo. Il fatto che appena steso lo dovete subito picchiettare per togliere l'eccesso, perché altrimenti fa macchia. Va applicato praticamente quando andate ad applicare le creme, poi al di sopra dovete applicare le polveri, poi al di sopra il setting spray illuminante, perché applicandolo come ultimo step si vede che avete proprio un qualcosa di finto, cioè avete dei pois finti sul viso, è bruttissimo. Detto questo, anche su questo ci sono i video, basta cercare Ricano Tarangelo, Freckle Maker o comunque cose del genere. Procediamo con NYX Olio Labbra. Pensavo fosse carino, in realtà no, cioè è un po' troppo denso come olio. L'ho finito, sì, poi il pack, tutto quanto sfaldato, cioè il tappo brutto da buttare assolutamente. Parliamo sempre di NYX, correttore spettacolare, l'HD Studio Photogenic, è bellissimo, l'ho finito, anche se non sembra dal pack, ma è letteralmente finito. Questo va benissimo anche giusto picchiettarlo così con le dita, vi copre il giusto, non è assolutamente pesante, è elastico, potete anche lasciarlo senza cipria, senza fissarlo, mi piace tantissimo. Prodotto bocciato di Dior a malincuore, Lip Maximizer. Allora, la profumazione è buonissima, leggero effetto plumping, che però in realtà tanto questo effetto plumping non lo sento se non oltre il pizzicore e l'odore di menta. Fa la pappetta bianca, mi piace sì lì per lì metterlo come gloss, però oltre a quello no. Altro di Nabla bocciato, non ce l'ho con Nabla, cioè ci sono molti prodotti di Nabla che mi piacciono, ma questi sono bocciati per me. Il Two Reasons, ora hanno fatto uscire delle colorazioni bellissime, non so perché non l'ho fatto uscire prima. Questa è la colorazione Soft Nude, sembra un cadavere, letteralmente. A parte che questo qui mi dà tipo i prodotti di Elf che vi ho fatto vedere prima in pot. A parte che l'ho applicato in applicazione proprio appena uscito, quando mi è arrivato. Vi lascio magari il video qui così lo potete vedere insieme anche al Freckle Maker, se non sbaglio. Applicato col pennello, con la spugnetta si toglie, cioè dopo mezz'ora ero senza blush. Vabbè, il balm dovete stare lì ore e ore e ore a scaldarlo e guardate come si è fatto brutto, anche se avevo le mani pulite, anche d'estate, cioè non si scioglie, non mi piace anche l'effetto cream to powder che dà questo blush, la colorazione è bruttissima, però ha un buon odore, ha un odore di cioccolato e vaniglia. Prodotto bocciato di Shiglam, questo duo matita e rossetto. Allora, pensavo fosse più grande in primis, la colorazione pensavo fosse più marroncina e più rosata, in realtà no, non mi piace perché è secco, vi disidrata le labbra, evitate. Torniamo Shiglam Nabla, parliamo di Nabla, questo rossetto. Allora, questa è la colorazione Chloé, l'ho preso quando andavano di moda molto i rossetti matte eccetera, già allora dalla prima stesura non è che mi ha fatto tanto impazzire, per il Chloé pensavo fosse più bello, in realtà ora ok, carino, però
troppo secco per me. Invece, altro prodotto per le labbra bellissimo, questo è il secondo che ho, è di Pupa. Ce l'ho anche rosso, è lo 0011 questo. Questo invece è quello rosato nude, è bellissimo, fa le labbra tipo velluto. Colorazione spettacolare, anche la 12 è bellissima. Rimane lì, non vi secca le labbra, diventa semi opaco. Anche se stampa, non si vede che non avete niente sulle labbra, anzi è bellissimo. Torniamo a Nabla. Nabla, il Regeneration. Allora, questo l'ho già parlato anche, mi sembra, nello stesso video di Nabla, appunto, del True Reasons e del Freckle Maker. Tipo 5 colorazioni, 6 colorazioni, bruttissimo il pack, bruttissime le colorazioni, questa è la più chiara, è troppo bianca, cioè... Poi vi segno tutte quante le rughette, non mi piace la formula, non è idratante, le colorazioni bruttissime, cioè è bianco cadaverico, la seconda era troppo scura per me, quindi il pack anche non mi fa impazzire, quindi evitate. Ultimi due prodotti, matite labbra. Allora abbiamo questa che è bocciata di Make Up For Ever, la 606 Whatever Walnut. La boccio perché? Allora è nata come, diciamo, due in uno, nel senso che può essere usata sia sugli occhi che sulle labbra. Io ho pagato in offerta 13 euro, ma prendendola diciamo costo originario eccetera, non l'avrei mai presa, non la riprenderei mai, perché le colorazioni di queste matite sono bellissime, anche il fatto che le potete usare sia sugli occhi che sulle labbra è bellissimo. Non durano quanto altre matite, si tolgono, sono un po' più difficili da stendersi e poi bisogna temperarle col temperino. No, bocciate. Ho l'altra colorazione, la 506 Endless Cacao. Per le colorazioni sono assolutamente favolose, cioè se volete delle colorazioni nude particolari, Make Up For Ever le ha, le potete trovare qui, ma proprio la qualità, oltre alla colorazione, la qualità del prodotto non vale quanto costano. Ultima matita invece, la più economica che ho nella mia Make Up Collection, ma la mia preferita ed è quasi terminata, è la numero 116 di Cost. Le matite di Cost si stendono velocemente, le colorazioni anche queste qui sono belle particolari, è un nude perfetto, ce l'ho anche oggi addosso, è la mia preferita, l'ho pagata letteralmente 1 euro. Ho tantissime matite di Cost, proprio di questa linea ma di altre colorazioni, però la 116 è la mia preferita, ma vi dico in generale anche le formule di questa matita, perché sono durature, costano poco, sono morbide, si sfumano ma poi si fissano, sono tutti quanti i colori che volete, sia sui rossi, sia sui nude, sia sui marroncini, rosati, insomma ce ne sono tantissime le colorazioni e potete sbizzarrirvi anche sul loro sito. Non prendetele da Amazon perché su Amazon costano dagli 8 euro in su, quindi andate sul sito di Cost. Spero che di aver preso tutti quanti i prodotti, ma nel caso comunque volete aggiornamenti eccetera, scrivetemelo nei commenti così almeno lo sappiamo. Fatemi sapere quali di questi prodotti a voi piacciono e quali no, e fatemi sapere anche quali sono i vostri preferiti e quali sono i vostri bocciati, perché magari facciamo un video preferiti e bocciati con i vostri prodotti, con i vostri preferiti e bocciati appunto. Se il video vi è piaciuto e vi ho intrattenuto e siete arrivati fino alla fine, è il momento giusto per iscrivervi e lasciare un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e mi potete trovare su Instagram come Red Eric e su TikTok come Ericano Tarangelo con due O finali. Ovviamente tutti i link dei prodotti che riesco a trovare e i link dei miei social in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Baci!